cosa che ci ha colpito di più è un ragazzo giovanissimo del Gambia che ha detto: quello è Rigo Sacchi, e poi è venuto a presentarsi. Ma mi ero presentato prima io. Ah. No, scherzo. È un'emozione comunque pensare che un ragazzo così giovane possa avere presente, insomma, un'icona. Sì, anche perché io l'altro giorno ho fatto un po' di conti, ho detto: ma sono quasi 20 anni che non alleno più. E devo dire che poco tempo fa col mio amico Guardiola ho detto: sei bravissimo, hai vinto molto di più di quanto ho vinto io. E lui mi ha risposto: però fra 20 anni vorrei essere ricordato come sei ricordato tu. Beh, io credo che sarai ricordato anche di più. Tavecchio ci ha rivelato che lei è il suo maestro, allora ci deve spiegare perché secondo lei una candidatura come quella di Ventura può essere quella giusta per la nazionale. Beh, Ventura è un uomo esperto, un uomo che ha fatto giocare bene le sue squadre, quasi sempre gli è riuscito. Mi sembra che anche in relazione alla disponibilità della nazionale, oggi ci sono delle cifre incredibili, insomma, sia forse uno dei possibili, e se lo è diventato io credo che lo meriti. I nomi che sono girati in questi giorni la convincono, la visione d'insieme affidata a Lippi, la guida diretta a Ventura, le prospettive a Fabio Cannavaro, possono essere questi? Questo io non lo so dire. Però sono tre soggetti che in quei ruoli lì la convincono. Adesso Cannavaro l'ho conosciuto come giocatore, non come allenatore, quindi non posso dirlo. Lippi ha una grande esperienza, ha dimostrato grandi capacità, quindi credo che sia anche una sicurezza. Per quello che può essere una sicurezza, perché l'allenatore raccoglie anche quello che si riesce a produrre prima. Oggi l'Italia, a parer mio, a livello proprio di investimenti giovanili, noi siamo rimasti ancora degli artigiani in un mondo industrializzato. Enrico, visto che parliamo di allenatori, Giampaolo è pronto per una squadra come il Milan? Giampaolo è bravo, dopo bisogna vedere se viene seguito nelle scelte, però Giampaolo è uno dei più bravi in assoluto, è un maestro. Ci sono molti gestori, bravi anche loro, sono dei tattici. Lui ha una grande strategia, però ha bisogno, sarebbe come, non so, a Muti dare dei suonatori di rock o dei suonatori di liscio, molto probabilmente non si vede la mano del. Quindi io credo che lui possa andare dovunque, è uno dei più bravi. L'Empoli giocava con dei giocatori con poca esperienza e anche una qualità non straordinaria, giocava un calcio armonioso, piacevole, un calcio ricco di conoscenza. Sa che Juventus Milan in passato sarebbe stata una partita molto equilibrata, adesso? Non fatemi dire, adesso speriamo bene.